Ascoltami, io direi di approfondire a questo punto il discorso della vita da pro. Quindi, diciamo, i nodi sono un po' i soliti e sono il tempo, l'organizzazione all'interno di un gruppo, perché comunque per giocare, per allenarvi dovete, come Organizzare gli dire, orari. essere bravi ad esserci sempre, ad avere gli stessi orari, non è facile. Prova a raccontarci magari un po' questi aspetti, non lo so, partiamo dalla domanda Quante spinosa, ore quante ore giochiamo? si gioca e poi vediamo il resto, insomma. Allora, io prima di tutto sono dell'idea che il troppo stroppia. Giocare 10 ore a un videogioco ti porta ad avere una fatica mentale, perché ovviamente non si tratta di uno sforzo fisico. Quindi sicuramente ci si trova a non essere più concentrati, non essere più reattivi, essere nervosi, perché ovviamente qui si sta parlando di un gioco molto frenetico, che non coinvolge solo una persona, ma quattro persone. Basta che una persona sbaglia per mandare tutto all'aria. Quindi bisogna usare le ore che si hanno a disposizione nel modo migliore. Infatti noi ci colleghiamo non per giocare da soli, fare partite con altra gente, noi ci colleghiamo solo per giocare tra di noi. Noi ci organizziamo con gli orari ogni giorno, solitamente ci diamo degli orari, per esempio dalle 4 alle 6 o dalle 4 alle 7 e poi dalle 9 alle 11 la sera, dalle 4 alle 5 ore più o meno ogni giorno. Ok, questo comunque comporta anche un grande sacrificio perché bisogna poi ritagliare il tempo dalle altre cose. Ovviamente tutti noi facciamo sport, tutti noi abbiamo amici, tutti noi studiamo o lavoriamo, quindi ovviamente bisogna conciliare le cose. Magari succedono che i giorni si gioca di meno, i giorni si gioca di più. Però è ovvio, varia anche in base alle esigenze, perché se io una sera devo uscire con degli amici a una festa o qualcosa, ovviamente lo dico ai miei compagni, si cerca di prendere il tempo da qualcos'altro e utilizzarlo. Certo, ed è facile. No. Litighiamo un sacco di volte per queste cose, però alla fine ognuno Immagino. capisce gli altri. Noi ovviamente il venerdì sera e solitamente il sabato sono i giorni liberi. La domenica invece solitamente giochiamo perché comunque è un giorno morto, come posso dire, anzi è un giorno. A me non piace la domenica, devo dire questo, mi mette molto ansia perché arriva il lunedì. Quindi la domenica la utilizziamo specialmente per fare i tornei che si fanno tutti in un giorno, le Monday Cup, che sono ottime per allenarsi perché comunque non sono match d'allenamento dove si può sbagliare, quindi in quel momento tu puoi provare la tua preparazione mentale e le tue tattiche all'interno di quello che è un torneo dove si gioca per vincere qualcosa e farsi ovviamente vedere. Adesso magari andiamo un attimo più dentro negli aspetti più mentali, perché poi questa parola l'hai usata spesso Sì. tu stesso, quindi me lo imponi a questo punto. E mi interesserebbe capire, secondo te, quali sono le caratteristiche mentali e non che deve avere comunque un gamer per diventare un professionista, per eccellere, insomma. Ok, prima devo fare una premessa. Sì. Call of Duty è un gioco dove chiunque può ammazzare l'altro. Il pro può essere ucciso dal noob, dal cosiddetto noob, indipendentemente con qualsiasi arma, da qualsiasi distanza, in qualsiasi modo. Non è un gioco dove se sei bravissimo puoi battere tutti. Se sei bravissimo puoi fare determinate cose che gli altri non possono fare, ma non puoi vincere sempre, non puoi battere sempre una persona durante un gunfight, cioè uno scontro. Call of Duty è un gioco a livello di esports mentale, prevalentemente mentale. Prima di tutto non bisogna battersi, che è il motivo principale per cui molti giocatori durante una partita magari iniziano bene e poi la finiscono male. Questo è il primo fattore, magari perdono diversi scontri contro una persona che magari sanno che è brava così e si demoralizzano. Un'altra cosa, in Call of Duty conta saper prevedere l'avversario e adattarsi a quello che fa l'avversario. Magari fa una strategia particolare, bisogna sapersi adattare a ciò che sta facendo l'avversario. Non solo questo, bisogna avere una grande capacità di reazione e di capire ciò che sta succedendo. Quindi non si tratta di abilità, non è perché io corro a sinistra vuol dire che io sono bravo, so usare le mani, non è quello, è che io penso che sta succedendo una determinata cosa in un determinato momento. E una cosa importantissima è la comunicazione tra i compagni. Quella è una cosa anche fondamentale. Come la gestite? Perché poi noi parliamo di caratteristiche mentali singole, però in realtà poi subentra un fattore emotivo di gruppo. Sì, o poi ognuno ha il Perché suo modo di giocare se magari personale. uno è agitatissimo, l'altro è più tranquillo, magari uno ha bisogno di gridare mentre gioca, l'altro è più silenzioso. Come Sì. vengono gestite queste cose? Perché sono comunque aspetti. Prima cosa, secondo me, il fatto di gridare quando si gioca, ma gridare nel senso di gasarsi sia personalmente sia tutto il team, è un fattore molto positivo perché dimostra affidamento e carica i compagni. Fa vedere che non si è abbattuti, fa vedere che non si sta pensando di perdere, fa vedere che si ha fiducia, nonostante il risultato sia comunque magari demoralizzante. E si può cambiare totalmente una partita anche alla fine. Quindi non è mai detto che si sta perdendo di 100 punti, si è perso. Perché ci sono diversi video di comeback che hanno fatto le persone, tra l'altro, nell'anno. Un'altra cosa è la comunicazione.
diciamo, il fattore della comunicazione è, come posso dire, è particolare perché ogni team ha il suo modo di comunicare, il suo modo di chiamare determinate cose. Si ha una conoscenza generale dei posti di gioco, per esempio, chiamiamo tutti, o magari il 90% dei giocatori, quella zona control room. Chiamiamo tutti in quel modo, però ci sono molte cose che molti piccoli call-out come la porta di sinistra, o se no si dice a volte, in questo qui a livelli molto più avanzati, per evidenziare una zona vicina o lontana, destra 1, destra 2, destra 3. Cosa vuol dire destra 1, destra 2, destra 3? Destra 1 sarebbe la parte più vicina, destra 2 quella centrale, destra 3 quella più lontana. Questo è un esempio. Quindi la comunicazione è molto importante. È molto difficile all'inizio perché ovviamente quando si gioca, magari si rosica perché si viene uccisi in un determinato modo, si rosica perché un compagno sbaglia qualcosa e ti fa uccidere, quindi magari non chiami l'avversario subito e quello continua a fare qualcosa e cambia tutta la partita. Quindi questo sicuramente. Sempre di comunicazione bisogna dire che le cuffie sono molto importanti, ma non a livello di ascoltare passi spari, ma proprio perché consentono di comunicare, specialmente in LAN. Noi utilizziamo un sistema dove la nostra voce è come se fosse in live, quindi ci sentiamo tutti allo stesso modo, è pulita, si sente solo la nostra voce e non ci sono problemi ambientali, cioè dei rumori ambientali. Certo, beh, questo diciamo poi andiamo sugli aspetti tecnici che convogliano su quelli Sì. relazionali, però ci sta, in effetti. Ho visto anche prima che, soprattutto tu credo, hai dedicato molto tempo al discorso della voce, non ti Sì. sento, ti sento bene, Io più sembra. che altro quando gioco con i miei compagni non mi baso molto sul fatto che dobbiamo riscaldarci, queste cose, sono più per dobbiamo tutti stare in una situazione in cui siamo calmi, ci stiamo divertendo, perché quando tu ridi, quando tu scherzi, quando ti esalti, eccetera, eccetera, va tutto per il meglio. Come cominci ad abbatterti, le cose vanno male, è sempre così. Quindi diciamo che la parte più difficile secondo te del pro gamer è proprio il discorso emotivo Sì. legato alla fiducia dei propri mezzi, insomma. Non solo dei propri mezzi, ma anche dei propri compagni. Molte volte, molti team in cui sono stato si sono sfaldati per questo, perché molte persone hanno fiducia nell'abilità di un giocatore, ma non nella capacità tattica o diciamo di multitasking. Quindi a volte capita che un giocatore viene preso solamente per la sua abilità e magari viene messo di nicchia perché non gli si dà abbastanza fiducia in campo tattico o magari, come ho detto, di multitasking. Ho capito.